Hey guys! Yeah, I'm with Ugoze. Ugoze, lovely Madete. Yeah, welcome to my channel. Yeah, today I'm at Portogruaro. I came to a weekend in her house. Now we are seeing what the kids are doing at Grest. Yeah. So come along with us. Yeah, you are welcome to Portogruaro. Thank you. You're welcome. Thank you. Bimbi in Imo State. She's the Ugoze. In throne right now, so you're welcome. Come along with us to see what the kids are doing. Thank you very much. Auntie, I wasn't around. I know, mommy told me. No Auntie, problem. How is favor? She's fine. How are you? I'm fine. Can you get my bus? Hey guys, this is my baby. Auntie. This is my baby Valentina. She's the one I'm going to see what she's doing today. We are here to see her with her friends. Can you greet them? Yes, hi. Yeah, she's greeting. Alright, we watch out to see the gestures and everything they're going to show us today, right? Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we tumble. I wanna live fast and never look back. So we Ryan, follow me because you got your shoes. Let's shoot it. Hey guys, this is Jane. She's the sister of Valentina. Hey. Meet my pals. Hi. Okay, she's greeting. See you later. Bye. Yeah.
lasciarci, salutarci perché c'è stata un'emergenza. Ecco, a San Stino una fuga di gas, ha dovuto correre immediatamente, noi siamo stati grati. Secondo giorno è venuta la dottoressa Serena con la l'ASVO. Terzo giorno è venuta la dottoressa Silvia Steccanella, lasciate accese le luci un po', qua è mortuori. E ha intrattenuto i ragazzi in maniera encomiabile, molto brava e anche accattivante, perché non è facile tenere fermi i bambini, far correre i vecchi e tenere bravissimi, perché con l'ambulanza e altro, perché avevamo coinvolto anche i gruppi dei giovani più giovani, meno maturi, quelli di terza media. E devo dire che quest'anno ho colto in tutti loro un grande senso di responsabilità e anche un coinvolgimento, e questo merita un applauso. Anch'io ho dovuto riprendermi. Bene, con il motivo ci siamo sentiti tutti alla pari. Alla pari e insieme anche tutti corresponsabili. Il tempo non ha tenuto, però segnale subito con i balli. Cosa dite? Quindi tutti su, bambini. Su, 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 su. Su. Pronti? Facciamo un grandissimo applauso per le ballerine, ragazzi. Bravi. Gruppo di ballo. Su, 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 su. Allora, siamo pronti, io vi lascio, ci vediamo dopo, buona serata a tutti e ci vediamo dopo, grazie. Perdóname, te lo tenía que decir. Dura, dura.
Yeah.
io chiedo a voi bambini di andarvi a sedere. Possiamo finire? Ho capito io che lascio il campo, però quello del video. Allora, e signore, benvenuti nella savana. Diventerà nuovo re, Scar progetta di uccidere Mufasa e Simba assieme all'aiuto delle Iene. Diventeranno le nuove agenti 003 per uccidere Mufasa e Simba. Nella savana, nel frattempo, Mufasa sta mostrando a Simba il regno.
mostrato il regno a Simba, Mufasa spiega al piccolo l'importanza di essere re, il divieto di andare nei posti proibiti e che i grandi re del passato li stanno guardando da quelle stelle. Proibiti. Con la scusa di andare a giocare, lui e Nala, la sua migliore amica, escono. Zazu, il servitore del re, li segue per controllarli. Fallendo nel tentativo di uccidere Mufasa e Simba,
tornarono da Scar, che le minacciò di ucciderle se avessero fallito anche il secondo tentativo di uccidere Mufasa il piccolo. Le iene, intimorite, partirono. Simba e Nala si imbatterono nelle iene, che cogliendo l'occasione attaccarono il gruppo. Nell'angolo blu, dal peso di 130 kg, Mufasa! La somma per le tre iene di 130 kg, le iene! Mufasa! Disteso a terra, trovandolo morto. Scar, osservando la scena di nascosto, approfittò dell'occasione per incolpare Simba della morte del padre. Egli, sentendosi responsabile, scappò dal regno.